Il Teramo sta per passare nelle mani di Franco Iachini? L'imprenditore teramano, fino a poco tempo fa accostato alla Teramo Ambiente, ad un passo dal chiudere l'accordo con Luciano Campitelli per acquisire il 100% delle quote sociali, rivoluzionando nei fatti il panorama futuro del club biancorosso. Dunque, dopo 11 anni, potrebbe chiudersi la parentesi di quello che tra poco potrebbe essere l'ex patron del sodalizio Prutino. L'accelerata c'è stata nelle ultime ore, ma la trattativa covava da tempo, anche considerando il fatto che il sindaco di Teramo, Gianguido D'Alberto, benché smentisca lo scenario, sembra essere stato uno degli artefici principali di un avvicinamento prima soft e adesso più concreto. Accordo a cui ha lavorato anche il legale Fabrizio Acronzio, persona di fiducia dello stesso Iachini. Ma in realtà io negli ultimi giorni non ho avuto interlocuzioni con il presidente Campitelli o con alcun'altra figura che possa essere interessata alle trattative con la Teramo Calcio. Quindi ho letto qualcosa anche sulla stampa, ma mi sento di dire due cose. La prima è che non c'è stata in questa fase alcuna interferenza, ma perché non c'è stato proprio neppure una possibilità di, quindi assolutamente mi tiro fuori da qualsiasi trattativa degli ultimi giorni. Non ho neppure conosciuto questo potenziale nuovo socio, l'avvocato Palma, e non ho parlato neppure con il presidente. Detto questo, comunque ribadisco che il sindaco, l'amministrazione è comunque a disposizione a giocare per giocare il ruolo che le spetta proprio per il futuro della Teramo Calcio, mettersi a disposizione per trovare la soluzione migliore e trovarla per tempo, cioè non arrivare da qui all'inizio della prossima stagione in affanno come è stato l'anno precedente. Ma su queste ultime trattative, insomma, non ho avuto l'onere e l'onore di interferire in alcun modo. Ma io preferisco la soluzione ottimale per il bene della Teramo Calcio. Della Teramo Calcio che non appartiene all'uno o all'altro, ovviamente ringrazio il presidente Campitelli per il lavoro che sta svolgendo e che ha svolto in questi anni, e non apparterrà all'uno o all'altro che non sia la cittadinanza teramana e la comunità teramana. Questo è l'orizzonte verso il quale voglio andare. È chiaro che chiunque voglia dialogare con questo obiettivo e guardando al fatto che la Teramo Calcio è un patrimonio della città, per me è un interlocutore, diciamo così, tra virgolette, interessante nell'interesse generale della città. Dopo l'accordo verbale con Giovanni Palma di martedì pomeriggio, la possibilità che il Teramo passasse parzialmente di mano all'avvocato campano ha rimescolato le carte, facendo uscire allo scoperto una trattativa che andava avanti da parecchi giorni e che i diretti interessati non hanno affatto smentito. In attesa del confronto tra i due, che già stamattina sarà telefonico ma che nelle prossime ore potrebbe essere anche vis-à-vis, il futuro del Teramo sembra essere proiettato verso un cambiamento radicale di prospettiva. La conferenza stampa di mercoledì, visto che i tempi sono ristretti, potrebbe non essere nemmeno annullata, ma in quella circostanza sarebbe presentata una nuova struttura per un diavolo sempre più proiettato verso il futuro.